Ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di due colpi ufficiali in casa Cosenza ed entrambi nel reparto di centrocampo. Andiamo subito a parlarne perché arrivano ufficialmente al Cosenza Carraro e Vallocchia, due rinforzi importanti per quanto riguarda i reparti di centrocampo, visto che comunque in questo momento eravamo veramente, veramente contati a centrocampo. Fondamentali quindi questi due colpi per completare un po' la rosa, per poter comunque diciamo affrontare il futuro con un po' più di sicurezza. Ovviamente ancora mancano diversi altri rinforzi un po' per tutta la rosa, comunque per poter affrontare al meglio le prossime giornate, soprattutto la trasferta di Brescia in primis, e speriamo che comunque possa arrivare qualcosa già prima di qualcos'altro, comunque già prima di Brescia. Detto questo, andiamo a parlare un po' dei due arrivi in casa Cosenza. Partiamo subito da Carraro, centrocampista classe 98 che arriva in prestito al Cosenza dall'Atalanta, rinforzo assolutamente importante di categoria, un giocatore che tutto sommato ancora giovane, perché è un 98 comunque, è definibile ancora giovane, ha già comunque diverse esperienze importanti, ha giocato a Perugia, ha giocato a Frosinone, ha giocato anche a Foggia e la maggior parte delle esperienze comunque le ha vissute in B, soprattutto Perugia e Frosinone negli ultimi anni, le ha vissute sempre in prestito in Serie B, comunque riuscendo anche a giocare con una discreta continuità. Centrocampista comunque di livello, mezzala assolutamente importante per la categoria, quindi colpo comunque importante per un Cosenza che comunque va a rinforzare le parti centrocampo. Ripeto, a livello numerico mancava di molto, e anche comunque a livello qualitativo un giocatore come Carraro può fare assolutamente, assolutamente bene. Ovviamente serve qualcos'altro, serve comunque anche qualcosa in più. Però, ripeto, in questo momento per il gioco di Zaffaroni, per comunque anche il modulo, sicuramente Carraro può risultare utile e secondo me comunque alla lunga può essere importante per il Cosenza. Quindi operazione assolutamente importante e Carraro arriva a Cosenza, così come comunque operazione importante in prospettiva comunque e un investimento importante è quello di Vallocchia. Stiamo parlando di un trequartista, comunque di un centrocampista con caratteristiche offensive. Si tratta di un centrocampista comunque che può giocare come mediano, può giocare come mezzala comunque nel centrocampo di Zaffaroni in questo 3-5-2. Comunque lui ricopre sicuramente il ruolo di centrocampista e comunque più che altro di mediano comunque e magari più difensivo, ma in realtà lui si porta anche in avanti, accompagna l'azione diverse volte, quindi un centrocampista comunque anche un tuttocampista possiamo definirlo, e assolutamente un rinforzo da non sottovalutare. È un classe 97, quindi ancora comunque giovane, firma un biennale con opzione per il terzo, quindi un investimento per il Cosenza, un investimento a zero, giocatore comunque che non ha grandissime esperienze in Serie B, più che altro comunque ha giocato alla Juve Stabia, all'Olbia, quindi comunque in Serie C, però stiamo parlando lo stesso di un giocatore che può dire la sua assolutamente in categoria. È una scommessa importante, così come diversi acquisti che il Cosenza comunque ha ufficializzato nelle ultime ore sono delle scommesse. Anche Vallocchia lo è, magari un pochino più degli altri perché comunque viene dalla C, perché comunque ancora di esperienze importanti in B non ne ha, quindi un po' un tutto da vedere, però lo reputo un giocatore assolutamente interessante, comunque importante poi per il gioco di Zaffaroni. Bello che non sia in prestito, ma sia comunque a titolo definitivo, un investimento comunque anche per il futuro, così da avere anche qualche giocatore di proprietà, che è un qualcosa che sicuramente è importante, visto che ovviamente molti arrivano in prestito, però diversi anche sono arrivati a zero, vedi vari paesani, varie regioni, che ti permettono comunque anche di avere giocatori di proprietà che a Cosenza comunque negli ultimi anni se ne sono visti raramente, quindi questo è un aspetto sicuramente interessante. Detto questo, un rinforzo importante per il centrocampo, quindi squadra che si sta costruendo via via. Speriamo che possano arrivare nuovi giocatori che comunque possano dare una mano alla causa Cosenza per arrivare all'obiettivo salvezza la prossima stagione di Serie B. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!